cioè devo andare in pensione, come faccio a vivere? Chi ci mi dà? Ridateci i contributi che vi siete rubati, perché questo è un furto di Stato. Arrabbiati, stanchi, esausti, eccoli ancora una volta a Roma sotto la sede del Ministero dell'Economia. Sono gli esodati, il popolo dei pensionandi che la legge Fornero nel 2011 gettò in un limbo, modificando le regole per il pensionamento. Il discorso è questo, che siamo persone senza stipendio, senza pensione. Io adesso dovrei prendere la pensione, la decorrenza nel 2018, quindi io ho 15 mesi da oggi ancora e già ho un anno sulle spalle che non sto prendendo niente, né stipendio e né pensione. Come faccio a campare? Un presidio ieri per tutta la mattina ha resistito in protesta sotto la pioggia. Tanto, senti, sono 5 anni che siamo qui, una pioggia più o meno cambia più poco ormai. Eh sì, perché l'odissea sembra non avere mai fine. Alle migliaia di esodati che dopo il 2011 si vennero a creare, persone cioè fuoriuscite dal mondo del lavoro che improvvisamente si sono viste allontanare la data del loro pensionamento, i governi che si sono succeduti hanno cercato di fornire scorciatoie per accedere alla pensione, le cosiddette salvaguardie. Nella legge di bilancio di quest'anno è prevista l'ottava e ultima salvaguardia, ma resterebbero fuori ancora 8.000 persone. Noi chiediamo che la salvaguardia sia per tutti gli esodati e non solamente per una parte. Non è possibile che dopo 5 anni ancora ci stanno prendendo in giro. Per molti già da qualche anno la situazione è diventata davvero drammatica, senza né pensione né più stipendio, in età avanzata quando è praticamente impossibile reinserirsi nel mondo del lavoro. Ho dovuto vendere una casa per campare, perché se no... Sono andata a pulire i vetri e le docce, onestamente sono campata e devo ringraziare questa gentaglia che sta al governo. Dopo ore di attesa qui al Ministero nessuno ha accolto la loro richiesta di essere ricevuti. Una delegazione ha raggiunto Montecitorio dove a sentire le loro ragioni è stato il presidente della Commissione Lavoro, Cesare Damiano. Quello che chiedono è una modifica alla legge di bilancio che faccia in modo da ricomprendere tutti gli esodati nell'ottava salvaguardia, in modo da mettere la parola fine ad un incubo durato 5 anni. Siamo stati fregati dal governo Monti, dalla legge Fornero. Adesso Renzi si era impegnato che portava a termine questa situazione e ci auguriamo che sia almeno di parola e salvi tutti quanti gli esodati.